Giovedì 18 aprile 2024, buongiorno a tutti, benvenuti alla... Rassegna stampa. Finalmente ci siamo. È arrivato il giovedì della partita del Milan questa sera alle 21 all'Olimpico contro la Roma. Conosceremo il destino di questa stagione di fatto. Se potrà continuare, se avremo ancora speranza di sollevare un trofeo, oppure se tutto finirà questa sera per quel che riguarda il Milan 2023-2024. O oh, gli appuntamenti di giornata sono tanti e importanti. Oggi staremo molto insieme perché saremo in diretta a partire dalle 13:15 con Fabio Siracusa per analizzare la partita di questa sera, le novità di formazione delle quali parleremo e, e tutte le cose che vorrete naturalmente con i vostri messaggi in chat. Poi questa sera, nell'intervallo della partita, 21:50 circa, in diretta su YouTube e su Twitch e poi il post partita, anche questo live su YouTube e su Twitch e poi naturalmente il solito video commento alla gara in esclusiva per YouTube. Questi sono gli appuntamenti della giornata. Vi ricordo anche che se siete abbonati a YouTube o a Twitch, questa sera avrete la possibilità di partecipare in diretta. Prendete un telefono, un microfono, una cuffietta, quello che vi pare vi mando il link e voi potete entrare in diretta per commentare la partita del Milan nel frattempo 366 111 2964 il numero di telefono per i vostri vocali whatsapp, detto tutto andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, cominciamo dalla gazzetta dello sport che apre con le belle di coppa, eccolo qua belle di coppa, Roma-Milan da impazzire nel ritorno dei quarti De Rossi riparte dall'1 0 e si affida a Dybala, Pioli si gioca il futuro e Leao suona la carica questa sera non solo Roma e Milan cercano le semifinali di Europa League. Ma anche la Fiorentina e l'Atalanta, Fiorentina in conference contro Vittoria Pilsen al 18-45. L'Atalanta contro il Liverpool. Atalanta fa il bis, il Liverpool va all'assalto. Gasperini dall'alto del 3-0. Dice il lupo: Non è così cattivo. Nel frattempo, ieri, ieri sera si è completato il quadro delle semifinali di Champions League saranno. Eh, le sfide tra il Real Madrid e il Bayern Monaco il Paris Saint Germain e il Borussia Dortmund perché ieri sera il Real compie l'impresa dopo aver fatto un 90 minuti anche 100 forse anche 110 forse di catenaccio puro e, e riesce a passare ai calci di rigore contro il Manchester City il City fa la partita ma spreca alla fine esulta Ancelotti il Bayern vince 1-0 Arsenal eliminato decide un colpo di testa di Joshua Kimmich per quel che riguarda la sfida eh, Dell'Alianz Arena, andiamo al Corriere dello Sport lotta di classe De Rossi dice loro vivranno come l'ultima spiaggia noi già in Champions la replica di Pioli a Daniele 4 milioni di incasso record nell'era Fredkin Klopp alle 21, altra seduta al dentista per Gasperini. Gasperini dice che era storica e in conference la Viola gioca per Barone alle 18.45 a sinistra. Vedete Ancelotti che manda a casa Guardiola. Si scrive: emozioni e grande spettacolo. Blanco si in vantaggio con Rodrigo. De Bruyne firma il pari del City. Dal dischetto decide Rudiger. Bayern elimina l'Arsenal 1-0. Inspiegabile davvero il calcio di rigore di Bernardo Silva. L'avrete visto ieri che appoggia il pallone tra le mani di Lunin. Alla fine dice: tutto sport. Ride sempre Carletto. Ancelotti beffa Guardiola. Il City all'ultimo rigore, segnato. Dall'ex urbanista Rudiger dopo 120 minuti di fortissime emozioni. E l'inchiesta. Del, di tutto sport sul, su come si vince a costo zero per dare così un po' l'indirizzo ai tifosi della Juventus su quello che potrebbe accadere e poi vedete qui a destra Milan Brividi di Pioli e scintille con Daniele De Rossi e poi Gasperini Atalanta la tua sfida della storia mai una partita così importante guai se facciamo calcoli dice il tecnico della DEA queste le prime pagine dei quotidiani poi naturalmente eh, in Spagna si celebra eh, il successo del Real Madrid come eh, su Marca eh, e anche su, eh, su Sport, invece si scrive incredibile. Vedete, eh, qui c'è Pepe Guardiola disperato dopo non essere riuscito a fare. Quel gol in più che probabilmente avrebbe detto tra noi anche meritato, nel senso che il Manchester City ha davvero cinto d'assedio la difesa, la retroguardia del Real Madrid e non gli è riuscita di fare più di un gol. E allora, ciao City. I rigori dicono Real, sbagli di Bernardo Silva e di Kovacic, Rudiger è decisivo, Ancelotti in semifinale. Avanti il Madrid con Rodrigo, poi il pari di De Bruyne, uno dei migliori in campo. Poi è più Manchester ma Carletto non molla e dal dischetto elimina i campioni. Cosa ha detto Carlo Ancelotti? Beh Carlo Ancelotti ha detto qua potevamo vincere solo in questo modo. Evviva la sincerità. Guardiola mi ha fatto i complimenti ho ricambiato loro fortissimi gran sacrificio non siamo solo qualità dice Ancelotti in riferimento al suo Real Madrid sarà il Real la squadra che solleverà la Coppa lo scopriremo tra qualche settimana nel frattempo abbiamo anche l'altra semifinalista e cioè il Bayern Monaco anzi come dice la Gazzetta dello Sport il vero Bayern i tedeschi vanno in semifinale con merito e tengono viva la loro stagione i Gunners non sono mai stati Pericolosi, Kimmich, gran gol Arsenal battuto, la rivincita di Tuchel. E chissà che Tuchel, quest'anno, eh, zitto, zitto, mi cacciano, faccio schifo. E magari ti vince la coppa un'altra volta. Vabbè, insomma, vedremo. Questo è il quadro delle semifinali. La strada per Londra, per la finale di Londra, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid. L'andata tra la fine di aprile e primo di maggio, il ritorno poi la settimana dopo, e la finale a Londra, il primo giugno. Quindi, una di queste quattro squadre eh, solleverà la Coppa, una, una soltanto non l'ha ancora vinta nella sua storia, e cioè il Paris Saint-Germain. Le altre l'hanno tutta vinta, l'hanno tutte vinta almeno una volta. E siamo a noi. Eh, questa sera la Roma e il Milan e allora sarà tutto in una notte. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport per la sfida dell'Olimpico. De Rossi sogna un trofeo a Roma, Pioli si gioca il futuro al Milan. I tecnici sembrano voler confermare le scelte dell'andata. 4-4-2 per Daniele, niente tridente pesante per Stefano. Pioli e infatti ci sono novità di formazione importanti per quel che riguarda il Milan perché giocherà Musa titolare al fianco di Reinders. Vediamo le probabili formazioni di questa sera. La Roma con eh, diciamo nessun, nessun giocatore con Cristante squalificato e con Asmun e Ndika che sono ovviamente non disponibili per il resto tutti presenti allora Smoling e Mancini in difesa Spinazzola e Celik i terzini come all'andata il Sharawi a destra come all'andata al posto di Cristante ci sarà Bove e poi il resto è tutto confermato nel Milan Tomori e Gabbia sarà la linea della coppia centrale difensiva poi Reinders e Musa a centrocampo insieme a speriamo Loftus Csik e poi Pulisic e Leao con Giroud punta. Sarà ovviamente una partita di grande tensione e anche di grande attesa per quel che riguarda i possibili scenari tattici di questa sfida. Sappiamo che è l'andata, insomma una settimana fa abbiamo tanto parlato delle mosse di De Rossi, vedremo questa sera che cosa hanno preparato i due tecnici. Nel frattempo chi fa scaccomatto, si chiede la Gazzetta dello Sport. Roma altro 4-3-3 e Bove più largo. Milan idea ciugese con la difesa a 3. Insomma ci sono... Tante, tante analisi che si possono fare De Rossi ha sorpreso tutti all'andata ora può confermare il 4-4-2 oppure cambiare, Piori deve inventarsi qualcosa queste sono le possibili mosse dei due tecnici e dunque trovate questa analisi da una parte e dall'altra ci sarà l'ultimo ballo per molti giocatori da una parte e dall'altra da una parte vedete Lukaku ai Saluti Spinazzolo in bilico, rischiano pure War e Zalewski, dall'altra parte Giroud all'addio, Jovic quasi Adli e Benasser, uno di loro andrà via vedremo queste cose sono cose ovviamente di mercato e oggi non ci interessano per nulla ci interessa per diciamo, il calcio italiano l'avventura dell'Atalanta in, in Europa League all'andata 3-0 a Liverpool questa sera Bergamo cerca la conferma così si passa con Rosso, i bergamaschi ripartono dal 3-0 di Anfield l'Azzurro fa una rete ogni 110 minuti, l'Egiziano una ogni 116, dunque il duello proposto dalla Gazzetta dello Sport è quello tra Scamacca e Salah formazioni di questa sera eh, sarà proprio Scamacca a guidare insieme a De Chetelare l'attacco dell'Atalanta nel Liverpool invece giocheranno Gravenberg a centrocampo insieme a McAllister ed Iliot Diogo Jota con Gakpo e Salah in attacco, Liverpool che deve rimontare tre gol e poi naturalmente pensare anche al campionato perché ha perso nell'ultimo turno in casa e deve inseguire come sempre il Manchester City c'è la terza squadra italiana impegnata oggi alle 18.45 al Franchi, la Fiorentina contro il Vittoria Pilsen per Firenze e per l'Italia la viola va a caccia di una coppa che può regalarci la quinta squadra in Champions League. Una vittoria può valere punti che ci servono nel ranking. L'italiano dice: è la partita più importante di questi mesi. E allora vediamo la formazione della Fiorentina con Belotti in avanti, Beltrana alle sue spalle. Ormai questa è la scelta di italiano per questo finale di stagione. Quamenico Gonzalez Sesteni con Mandragolo e Bonaventura a centrocampo questa sera alle 18.45. E dunque, ci apprestiamo a vivere una grande giornata. Io vi Ringrazio, vi do appuntamento alle 13.15 in diretta con Fabio Siracusa per parlare del Milan, per parlare di questa sera, per scambiarci così le emozioni di questo giovedì e poi tutti gli appuntamenti della serata che ripilogherò anche sul canale Telegram con la diretta in intervallo, il video post partita, la diretta post partita alla quale potrete anche partecipare se siete abbonati a YouTube oppure a Twitch. Grazie a tutti e buon giovedì, ci sentiamo più 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 e più volte.